essere difficile dirsi antifascisti, professore. Vabbè, dipende da dove si è cresciuti, in quale famiglia, in quale pezzo d'Italia. Perché c'è un pezzo d'Italia dove ormai da 3 generazioni ai bambini si insegna che il regime ha fatto anche cose buone e che invece i partigiani erano degli scavezzacolli o peggio, dei ladri di galline o magari dei criminali e che quindi non c'è nessun motivo di festeggiare il 25 aprile. Una parte d'Italia è rimasta così. E se tu sei cresciuto in quell'ambiente, io me la spiego così, perché altrimenti che oggi, quasi un secolo dopo, sia così difficile dire, vabbè ragazzi, dai, ammettiamolo, c'era una parte giusta e una parte sbagliata. Non c'è mai stata una guerra in cui fosse così evidente, no? Che conseguenze ha allora se sei cresciuto in quel mondo, se sei cresciuto con quelle categorie mentali e culturali e poi ti trovi al governo del paese? Può avere delle conseguenze negative, pericolose o è neutro? Beh sì, le ha, le conseguenze pericolose e negative. Non tanto forse perché, come dire, rischiamo di essere di nuovo messi tutti in camicia nera a marciare. Non credo che rischiamo di avere un governo che invaderà di nuovo l'Etiopia o dichiarerà di nuovo guerra agli Stati Uniti, come ha fatto Mussolini. Anzi, quest'ultima cosa mi sentirei di escluderla, effettivamente. Non Diciamo noi, dichiareremo guerra agli Stati dato il Uniti. contesto almeno. Però le cose simboliche sono importanti. Se noi oggi stiamo ancora qui, in un paese che continua a spaccarsi fra chi sta con i partigiani e chi sta con i fascisti, allora vuol dire che queste non sono cose superficiali, sono cose radicate profondamente nell'identità italiana. E quindi che chi sta al governo e dovrebbe aver giurato su una Costituzione antifascista, invece faccia così fatica a dirsi antifascista, il che vuol dire che sei fascista fondamentalmente, mi sembra, perché o l'uno o l'altro. Questo a me sembra una cosa inquietante. Bersani.